Buongiorno e bentornati inaspettatamente a un nuovo episodio di Colazione a Fumetti che sì, sto cercando di far ripartire, scusate, ma non ho nient'altro da dire. Oggi video un pochino particolare, lo sapete, sto per partire per Lucca perché è martedì e partirò giovedì. E in ogni caso oggi parliamo un pochettino di questo fumettino appena arrivato, in realtà settimana scorsa, ovvero Batman Got Gotham Knights, Città Dorata, ovvero il fumetto che fa da prequel al videogioco. E ve ne parlo anche perché in realtà lo sto portando su Twitch. Il videogioco in realtà per ora ho fatto una sola serata, perché purtroppo è uscito proprio in concomitanza con Lucca e sto un po' incasinato con tutte le robe. Però sicuramente dopo Lucca tornerò a portarlo in modo un po' più consistente. Anche se ancora non ho ben deciso gli orari. Potrebbe essere in serata, potrebbe essere al mattino. Vediamo. Comunque, partiamo da lontano. Cos'è Batman Gotham Knights in generale? Il videogioco, che vedete anche qua, sebbene si potrebbe pensare sia in qualche modo collegato al filone di Batman Arkham, anche perché ha un inizio, soprattutto al momento dell'annuncio, che sembrava collegato al finale della serie Arkham, in realtà non ha niente in comune. Avviene in un universo totalmente separato, un universo direi suo e originale, anche perché ci sono un po' di piccole differenze rispetto a quello canonico. E nel videogioco si parte già dal filmato introduttivo con la morte di Batman, che verrà poi sostituito dai suoi, diciamo, collaboratori: Robin, Nightwing, Batgirl e Cappuccio Rosso. Ora, il fumetto, come dicevamo, è un prequel, quindi vedrà ancora in azione Batman alle prese con un misterioso caso che sembra ricordare gli attacchi dello spaventapasseri, ma che in realtà non è proprio così. Oltre a quello ci sono anche degli strani flashback che ci porteranno invece indietro nel tempo a metà 1800, dove scopriremo le gesta di un misterioso nuovo eroe che sarà in qualche modo collegato con Batman, forse un parente del passato, non lo so perché ho letto solo il primo numero. Ma parlando del primo numero, a scrivere i testi abbiamo Ivan Narcisse, di cui sinceramente non so praticamente nulla, così come so ben poco anche del disegnatore, che si firma semplicemente Abel, e del colorista, che ancora in modo meno originale si firma semplicemente John. Un enorme boh. Quindi, cosa aspettarsi? Una storia disegnata male? In realtà no, ma andiamo a vederla. Come vi dicevo, do dietro la copertina, che in realtà è di Greg Capullo e quindi c'è poco da cui lamentarsi. I disegni interni, devo dire che nel complesso non mi dispiacciono, non sono per carità niente di incredibile, però ho visto decisamente di peggio. Ha un tratto piuttosto giovane, funzionale, che non so perché, ma un pochettino mi fa pensare, forse per le ambientazioni vagamente western, a Mercy, il fumetto dell'Andolfo. Ma in realtà non è che ci assomigli particolarmente, però diciamo che ha quello stesso stile un po' young. Poi, per carità, non è che sia particolarmente vicino. Comunque, dicevamo, visivamente interessante. La storia è ovviamente soltanto un primo capitolo e ci lascia con molti punti di domanda e si presenta anche molto diverso, in realtà, da quello che ho visto nelle primissime mosse del videogioco. Questo perché, almeno in questo capitolo, Batman è affiancato semplicemente da Robin, Tim Drake e Batgirl, Barbara Gordon, che bene o male lo aiutano a investigare. Carino anche il costume di Batman, devo dire che mi sembra abbastanza una versione originale, e su questo direi che c'è pochino di cui discutere. Giusto due parole ve le metterei invece sul videogioco, come ho detto ve lo sto già portando in live su Twitch, e devo dire che a prima vista, ci tengo a condividere con voi questa cosa, non mi dispiace graficamente, se non il fatto che sono un po' ipertrofici i personaggi maschili e soprattutto non ho capito il gusto del costume di Robin. Qui non si nota tanto, ma sembra decisamente un chierichetto. La cosa positiva, se non altro, è che tutti i personaggi hanno costumi intercambiabili che si possono sbloccare giocando e quindi non siete costretti ad utilizzare questa cosa qua. Tra l'altro, se avete la versione deluxe, già all'inizio potete metterlo in versione strano, touristic, mezzo fetish, meglio di questa cosa qua. Comunque, nient'altro di particolare da segnalare su questo discorso. Tornando a noi e il fumetto, vale la pena comprarlo? Allora, non lo so, se pensiamo alle precedenti produzioni videoludiche Panini, in generale, dopo la fine della pubblicazione, così spillato, arriva direttamente il volume. E sinceramente, se siete interessati a leggerlo, probabilmente lo pagate decisamente meno, anche perché considerate che ogni singolo numero di questo costa 5 euro per 32 pagine, che alla fine sono grosso modo un 24 di fumetto più extra e pubblicità interne circa.
Carina è carina, forse a 5 euro spillato. Se non giocate il gioco e non volete i codici, o peggio, se non volete il gioco, forse le motivazioni per leggerlo non sono così evidenti, ecco. Tra l'altro, per quanto riguarda i codici, sono fondamentalmente una skin per la moto, che non ho capito ancora come si usa perché non ho indagato, futuri costumi, e poi se li raccogliete tutti ci sarà un extra ulteriore che non so cos'è. La cosa così simpatica e che vorrei far notare è che Panini probabilmente non sapeva dove andassero riscattati i codici, quindi non lo scrive. C'è soltanto scritto un codice estetico bonus. Io sono andato a cercarmelo su Google. Bisogna andare sul sito del gioco /redeem e si può fare. Tra l'altro, appena ho comprato il fumetto, in edicola fra l'altro, perché in fumetteria non l'ho trovato, addirittura la pagina redeem non era stata ancora attivata. È bastato aspettare in realtà circa 5 o 6 ore più tardi e effettivamente era stato implementato. Però è un po' un casino. Tra l'altro, essendo un gioco multipiattaforma, ma che non è direttamente interconnesso, tipo, che ne so, banalmente, Fortnite, dove il codice vale per qualsiasi piattaforma perché l'account è unico, qui vi toccherà collegarvi all'account Warner e poi scaricare il codice, comunque andare sul marketplace a riscattare il codice per avere un casino. Però vabbè, alla fine si fa e funziona. Spero che tutto sia molto liscio anche per il coso finale, perché... Però, vabbè. Detto questo, sicuramente non un must read, un fumetto nel complesso per ora carino e che probabilmente troverete disponibile per un po', anche perché sicuramente non avrà l'impatto che ha avuto il fumetto di Fortnite a livello di vendite, perché ovviamente, ok che è Batman, però non credo che Gotham Knights avrà lo stesso successo di Fortnite, ecco, proprio per una questione di dimensioni di pubblico interessato. Però, devo dire, sicuramente magari ne riparleremo nei video letture su Twitch, le live dove parlo di quello che leggo, e altrettanto nelle live di gioco, perché penso che il gioco lo porterò tutto, perché è un gioco di Batman, e a me i giochi di supereroi piacciono sempre. E devo dire che nelle 2 ore che ho giocato per ora mi sono divertito nel complesso, però ovviamente ne riparleremo un po' più avanti. Con questo quindi direi che è tutto, e per ora, ciao! Come sempre vi ringrazio di aver seguito il video, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Vi ricordo che ho aperto un gruppo Telegram con parlano di fumetti, un canale con le notifiche, un canale con le offerte, e poi ho una pagina su Twitch dove faccio live tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 18, la domenica alle 21, ricarico le live sul secondo canale Cantina Pelata, e poi c'è anche la mia pagina Instagram. In ogni caso, noi ci vediamo al prossimo video. Ok, però devo dire che il costume di Robin è veramente brutto, posso dirlo. Sembra un prete, sembra un chierichetto. Non userò mai Robin, se posso. Mente. Batman! No. Questo chi è? È Dick? Com'è Chad, se è Dick? Chad Dick. Eh sì, Calvino, questo io non ho ancora toccato il joypad. Comunque è chaddissimo. Russo, cioè Russo Tim, no, scusate, come sta Alfred? Allora sono vestiti umani. Bene. Madonna, ma quanto è tamarro Jason. Registri finanziari, studi sulla perdita dell'udito. Sembra un hooligan del Liverpool. Paga in contanti i suoi volontari. Sono il ragazzino, che bello. Ce li ha dei vestiti umani Robin? Che possiamo mettergli, tipo? Stili, andiamo a stili. Ah, brutto, brutto. Oh, dai, cioè, questo è figo. Qui è più Robin, almeno. Qui è un po' troppo Superman. Però qui è Red Robin, alla fine. Ah, così mi piace, così è figo. Neon noir, anche così è figo, molto fantascienzio. Corsaro, fico. Metallo. Vabbè, cos'è Robin? Lo faccio così, è un po' fetish così, mi piace. Un Robin fetish. Tanto ce l'ho quell'armatura in teoria. Operazione Cavaliere, Shinobi, vabbè, così, super classico. Cioè, gli metti questo ed è super classico. Cioè, ma perché non è questa la versione di quello standard? Scusatemi. Non ha senso. Vabbè, artiglio, perché siamo tutti un po' artigli.